Buongiorno, che detti? Io sono il Gabriel, oggi siamo qua su Motorcycle Club, la demo. Questo gioco tratta principalmente di gare su moto. Quello che dovete fare sarà di costruire il vostro gruppo, il vostro club, il vostro clan che si riuniranno per giocare insieme a fare sfide, ovviamente motociclistiche. È un gioco che è stato sviluppato da Kylotone per PlayStation 4, PS3, Xbox 360 e PC. Per ora si hanno poche informazioni per quanto riguarda la versione Xbox One, però arriveranno presto altre notizie. Voi in pratica avrete un'ampia scelta tra moto, personaggi, quindi una customizzazione potremmo dire massima. Ed è un gioco abbastanza carino. La cosa interessante è che si possono scegliere tre tipi di moto durante la gara, quindi potrete cambiarle in continuazione. E ognuna ha delle caratteristiche diverse, per esempio c'è la moto da corsa, poi c'è la moto da cross e la moto di cui non so specificarvi di preciso il tipo, però questa è solo colpa mia ignoranza. Comunque, come state vedendo dal gameplay, in alcune zone ci sono molte buche, la strada è dissestata, è rovinatissima, oh no, come si farà mai? L'unica cosa da fare è cambiare moto, che vi permetterà di andare più veloci rispetto allo sfruttare una moto da corsa. Quindi ragazzi, volevo subito passare ai pro e ai contro di questo gioco, perché sinceramente, la dico subito come va detta, non mi ha colpito molto. Allora, io devo ammettere che non sono un amante di giochi, soprattutto di guida in moto, però se provo una demo, cerco di essere soggettivo. Questa demo in particolare non mi è piaciuta molto perché, già partendo dalla visuale che a me sembrava troppo, ma troppo, troppo bassa, passando poi ai tasti, che alla fine ci sono solo tre tasti in croce da usare per quanto riguarda la demo. Però io, anche se uso solamente il freno, il bello che lo starei usando, ma non va. E infatti per tutto l'arco della demo sono andato a sbattere, perché purtroppo non c'è niente da fare, ragazzi. Cioè, io lo clicco e non frena, non lo so. Cioè, l'unica cosa che potrei dirvi magari è di provare la demo come ho fatto io adesso, come state vedendo nel video, perché non so se sarà un gioco che potrà essere comprato da molti, ma che potrà essere venduto soprattutto a molti, perché diciamo che non mi ha convinto molto. Secondo me, qualcuno che ne capisce probabilmente lo convincerà, sì, da un certo punto di vista, ma non da un altro. La grafica c'è, il gameplay ci siamo quasi, però secondo me c'è ancora un po' da lavorare. Dobbiamo ricordare che è una demo, quindi non è la versione finale del gioco. E quindi niente ragazzi, io sono Ligabri, ci vediamo al prossimo video, mi raccomando cliccate mi piace, commentate, chiedetemi tutto quello che vi pare, vi piace, di tutto, di più, anche se non riguarda la demo, no scherzo, solamente della demo ragazzi, condividete il video, ci vediamo al prossimo, riposo cadetti!